Azza, intanto bentornato a Pesaro, la città ti accoglie a braccia aperte, hai subito alzato l'asticella pronosticando una VL in Europa il prossimo anno. Ti aspettavi comunque un'accoglienza del genere, tanto calore, tanti ricordi, tanta emozione nell'averti di nuovo qui? Solo potevo immaginare, perché due volte quando sono uscito, perché io sono di mattina quando uscivo a camminare, molte persone mi conoscevano per strada, perché sono stato con la maglia di Brasile 8 giorni fa, tante persone mi conoscevano e potevo immaginare che sono benvenuto qui in Pesaro, lo sapevo perché anche parlando con Ario e con Walter, che sono prossimi con quale vado a lavorare. Fratelli ormai. Sì, 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 sono tre parti del quintetto iniziale di quel campionato italiano di 87-88. Per me sono, guarda, io sono stato qui 10 mesi. Però qui ha trovato, non solo a parte de basket, trovato amici, tante persone non lo sanno, per anche la mia vita fuori de basket è molto in molta connessione con Pesaro. Come sono stato 4 anni allenatore nazionale brasiliana, sicuro che conosco bene giocatori che possono arrivare in Pesaro. E c'è un vantaggio enorme perché sono sconosciuti in Europa, c'è tanta qualità e non costano tanto. Per questo quei ragazzi che arrivano in squadra permettono, non a me, per tutta la società, firmare un equipo equilibrato a tutti i 10 giocatori. Anche posso dire che è una cosa bella che Carlos Delfino, come sudamericano, come argentino, italiano, continua a lui. E possiamo dire, sì, va a tenere un po' cuore anche sudamericano. Ecco, ci sarà una bella rivalità argentino-brasiliana, speriamo, no, proprio di no. Adesso non è il calcio. No, adesso siamo tutti insieme, formiamo una famiglia qui, perché io sono conosciuto come allenatore che porta tutte le sue equipe una buona chimica, perché il mio lavoro è fondamentale, formare una buona chimica dentro dell'equipo, dentro del staff tecnico, dentro della città, e penso che possiamo fare grandi cose prossimo anno. Andrea Beretta, una riconferma, Pesaro gradisce in maniera totale questa tua rinnovo della sponsorizzazione con la VL e oggi la presentazione di un nuovo coach, un altro croato. Cosa ti aspetti, visto che vai a pescare sempre a est? No, io non pesco da nessuna parte, io do supporto alle decisioni che prende la società. L'impressione è buona, ma come è stata buona anche l'anno scorso con il buon Jasmine, no, credo che non dobbiamo farci influenzare da quello che è stata la bellissima stagione 2020-2021. Il coach mi è sembrato molto intelligente nella formazione della squadra. Spero che i giocatori riescano a supportare i suoi ritmi di intensità, perché secondo me suderanno tanto, soprattutto questo primo mese di preparazione, e le aspettative sono veramente molto alte. Andrea, adesso ti metto in difficoltà, ma era più simpatico Repesa o è più simpatico Azza? No, li porterei a cena entrambi insieme, però, insieme li porterei a cena tutti e due. Luciano Amadori, un'altra serata di gala, un'altra grande festa e celebrazione con un altro campione che ci porti in panchina quest'anno, una dichiarazione che ha lasciato tutti a bocca aperta. Adesso ti tocca pure fare i viaggi in Europa il prossimo anno. Ma siamo felici di andare in Europa e ci piacerebbe anche andarci vincendo. Sì, certamente il personaggio è questo, è tutto tondo, non ha mezze misure, chiaramente ci mette la faccia, ci mette tutto il suo carisma, i risultati sono quelli, è un allenatore vincente e quindi gli obiettivi sono quelli. Una domanda che ho fatto anche a Beretta, ti sta più simpatico colui che si è accasato a Bologna o lui? No, adesso no. Diciamo che ogni stagione ha la sua storia, la sua vita, un inizio, una fine. Questo è un gran personaggio, una bella persona, lo era chiaramente, lo è chiaramente,
anche Jasmine, ci mancherebbe altro, però poi la vita è così, ognuno sceglie la propria strada. Nel fine settimana la VL ha inoltre ufficializzato gli acquisti di Caio Pacheco, playmaker brasiliano del 1999, e l'americano Vic Sanford, guardia classe 1990.